Cantare diritti umani si può. 20 anni fa nasceva Voci per la Libertà, un concorso musicale creato da Amnesty International e che voleva premiare i brani che promuovessero il rispetto dei diritti connaturati all'uomo ed elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutte le tappe del premio sono state incluse in un libro. Il volume è stato presentato dal portavoce Riccardo Nuri in un incontro con il musicista Piotta. All'inizio di questo secolo ci siamo detti: mettiamo insieme la passione per la musica, la passione per i diritti umani. È nato un concorso dal vivo per cui sono passati centinaia di giovani artisti, alcuni dei quali sono diventati famosi, e dal 2003 abbiamo unito a questo concorso per giovani anche l'assegnazione di un premio al migliore brano, diciamo, dei cantanti o dei gruppi già affermati che avesse per tema i diritti umani. Questo libro fotografico è pieno di storie umane, di passione, di artisti che raccontano storie di esseri umani che certo non se la sono passata, non se la passano bene su, diciamo, tutti i continenti. E devo dire che quando la musica riesce a unire contenuto e intrattenimento, quindi insomma ritmo e parola, sudore e pensiero insieme, trovo che sia il risultato perfetto, per cui sono contento di essere stato chiamato nuovamente da Amnesty in questo ruolo difficile ma non impossibile. Ad organizzare la serata una classe del liceo linguistico Orazio. Se è vero, come affermava qualcuno, che a canzoni non si fanno rivoluzioni, è altrettanto provato il potere dell'arte di illuminare una zona d'ombra e di far riflettere su un messaggio profondo.